rimangono molte, a mio modo di vedere, perplessità. Molte, molte, Sette bolle. Innanzitutto si è vestito pure molte. elegante. Sì, Secondo me in via perché? preventiva. Sì, Perché sapeva che oggi con pareggio una sconfitta è sarebbe meglio. uscito orizzontale. È O ci meglio si è che. proprio svegliato No, stamattina. adesso. Elegante. Scherzi a parte, però comunque. Io salvo sui 3 punti, perché del resto, secondo me, c'è ben poco altro che si può andare ad No, no, c'è esaminare invece per troppo da trovare. analizzare, c'è ancora tanto da criticare. E io comincio in questo modo, ragazzi miei. Ma veramente dopo la disfatta contro la Fiorentina, dopo che tutti ci siamo incazzati, dopo che tutti ci siamo lamentati, Vabbè. veramente la reazione nella partita successiva che ci aspettavamo è in 1-0 per il rotto della cuffia, per una grave cazzata, un errore che Doppia, t'hanno concesso doppio errore, loro. perché l'errore sul gol che tu fai è doppio. Retropassaggio È e. l'erropassaggio di Linetti e praticamente il difensore, mo non mi ricordo chi era, che sa praticamente Ah, la si è butta in buttata dentro da porta. solo. Probabilmente un altro difensore l'avrebbe levata. Eccolo, guarda, lo stanno ripassando proprio in questo Manca a momento. farla Errore apposta. di Linetti e Ma forse anche pure Vangia comunque che Milinkovic. stava in situazione. Cioè, do Guarda, cazzo andava dai, a forse era patacchelle. Masina. Ma in altra situazione, ragazzi, io credo che quel gol di Bala non l'avrebbe mai fatto. E oltre questo, oltre quell'errore che tu riesci a sfruttare, la Roma a livello offensivo, a livello Ma che ti aspettavi? Ma concreto. che cazzo ti aspettavi da No, Juric? Che dici ovviamente. quello che No, ha creato? Ha creato ok, un nulla. cazzo. Non è stato Nulla creato con nulla. diretto delle vene il secondo Guarda, tempo. esatto, è l'unica cosa che, guarda, posso perlomeno dire di aver visto di diverso, ma che comunque può e deve essere migliorato. Un po' l'atteggiamento, cioè nel senso, non ho visto una squadra remissiva. Ma grazie al cazzo, ma dopo le bestemmie che gli ha tirato contro tutta Roma. Ho capito, non è scontato che Si ci si sono andava lamentati insieme in pure i quel modo. laziali. Abbiamo fatto pena pure ai laziali. Si sono messi a criticare la Roma pure i laziali. Lo Per so, ma farci vincere sta cazzo di non è, lo partita. so, ma non è detto che ci sia una reazione, cioè Però, non è da dare per scontata. infatti, io non l'ho vista tutta sta reazione. Nel risultato, la Meglio reazione, ma. Te della posso dire. Fiorentina, meglio della partita vista contro la Fiorentina. Sì, perché ha vinto 1-0 per rotto la cuffia. Ma ti è andata bene che stasera hai trovato una squadra che non si regge in Ma piedi. infatti è questo il punto nodale su cui volevo arrivare. Nodale? Vabbè, il nodo della questione, si dice, Ti cazzo. posso dire un'altra cosa e poi ti lascio la parola? Mi Certo. sono scordato. Pensate come stai. No, aspetta, no, perché. Oh, volevo dire una cosa Vabbè, fondamentale. intanto Vabbè, vado vai, di avanti poi. io. Dicevo, il Torino è una squadra che mi sembra forse ancora più in difficoltà della Roma in questo momento, Più in difficoltà di noi è difficile. e invece mi Mi è sembra ritornato in mente quello che abbastanza. devo Vai, dire. dillo, dillo, che poi proseguo. Ma. Mi sono riscordato un'altra Però volta! che cazzo! Sei scemo! Allora, proseguo io il discorso. Dicevo, il Torino sta più in difficoltà della Roma in questo momento perché, nonostante la Roma alla fine non ha fatto praticamente nulla, il Torino è riuscito comunque a farsi mettere i piedi in testa, sotto molte virgolette, perché ho visto ad un certo punto, il dato del primo tempo, il Torino aveva il 28% di possesso palla, la Roma c'aveva il Sì, ma tu 72%. possesso sterile però. Possesso sterile, sì, ho Completamente capito, ma per quanto sterile. sia possesso sterile, il Torino non ci ha manco avuto la forza di reagire. Ho sentito pure in E telecronaca, stravinsere, ecco, non tieni. per 5 minuti, per 10 minuti non sono mai riusciti consecutivamente a farsi vedere dalle nostre parti per provare ad impensierirci. Quindi che cosa mi fa capire? Che se la Roma Fanno riesce più a ride di tenere a noi, bada ad oggi. il Torino è perché il Torino è una squadra che sta ancora più in difficoltà della Roma e quindi facendo poi il gioco delle parti, se levi il Torino e ci metti una squadra che poco poco sta più in forma, la Roma sta partita non la vince mai e non segna manco. Chiude il tabellino con Perché zero non te le gol. concedono quelle Non te situazioni, non te concede le quell'unica. Infatti, Ma tu mi sono ricordato ringrazia. un'altra Tu volta. ringrazia che hai salvato, che sei riuscito a sfruttare quell'unica occasione che ti hanno concesso, che ti hanno regalato. Hai nascosto la polvere sotto al Beh, tappeto. certo, Uno. ovvio. Fumo negli occhi. Due, io la provocazione ve la lancio, perché non credo che tipo, al di là del risultato, chi è che non è soddisfatto di vincere? Mo, 1-0. Punti me li prendo sempre. Uno se Mo, li come piglia i arrivano, tre arrivano, io punti, me li prendo no? sempre. Al di là del risultato, ma io credo che il tifoso della Roma, non solo medio, ma in generale, ragazzi, non sia per niente soddisfatto. E la provocazione te la lancio. Magari lancio anche una richiesta alla società. Non è arrivato il momento di cacciare Juric a prescindere, anche se stasera ha vinto.
Ci avete avuto il tempo di riflettere? Ci avete avuto il tempo di riordinare le idee? Ci avete avuto il tempo di cercare un allenatore che se possa chiamare tale allora, ad oggi? Perché Juric ad oggi sulla panchina della Roma tutto è stato tranne che un allenatore? Vogliamo veramente continuare su sta lunghezza d'onda? Veramente una vittoria per 1-0 salva un allenatore fino ai prossimi problemi, alle prossime magagne che vabbè, riusciranno fuori sicuramente? Come hai detto tu, nasconde la preghiamo sotto al tappeto, basta la prossima partita. Cioè non è che ci serve chissà che cosa, basta la prossima che sarà sicuramente la partita più impegnativa, più difficile ed ecco che i problemi con chi giochi? A galla. Non lo so, ma sinceramente... Ah, tu vada, dici a caso completamente, a prescindere con chi ma, giochi tanto. Ma sì, ma a prescindere... Ci vuole poco a essere peggio del Torino di stasera. Cioè, esatto. Ci vuole poco a far meglio del Torino di stasera. Esattamente, per questo che ti dico che a prescindere contro chi giochi sarà sicuramente una partita più impegnativa di questa. Probabilmente la farei pure in trasferta, quindi sarà ancora più difficile certo. Proprio per questo motivo. E comunque dicevo, purtroppo se tu c'hai all'interno della società i proprietari che siano dirigenti eccetera eccetera che capiscono di un minimo di calcio, ovviamente non puoi salvare un allenatore per sta vittoria di stasera, cioè avrebbero capito, cioè sarebbe palese che la Roma vince per 1-0 per quelli che sono stati i motivi che abbiamo elencato nei 6 minuti di video che abbiamo esposto finora. Quindi di conseguenza l'allenatore non lo salvi, ma io ribadisco sempre ma tanto lo salvano Juric, ma sì, tu non lo salvi lo ma loro salvano. Lo salvano, non ti preoccupare, ma è ovvio che lo salvano. Andiamo avanti, io tengo sempre a ribadire che Juric di tutto questo, per quante colpe gli si possano imputare, è fino l'ultimo certo punto, è lo l'ultimo lo so. Della lista su cui possiamo dare colpe. Anzi, io sto rivalutando la cosa che Juric è una vittima di tutto sto tritacarne che si è creato. Sì, ma la vittima l'ha accettato lui di venire a allenare la Roma, è ovvio che la vittima se lo tiene, se poi il risultato non arriva è ovvio che poi per questo che te dico che cazzo. Le colpe ce l'hai pure tu, ma sei sempre l'ultimo della lista a cui sì, ma speriamo che lo cacciano comunque mo, o c'ha colpe o non c'ha colpe, o è l'ultimo da lista certo. Per primo sta no, mezzo, è ovvio che non frega un cazzo. È ovvio che non si può continuare così, mi sembra abbastanza evidente. La Roma voglio capire quello che c'ha in testa, offensiva grave, spaventosa, io veramente non vergognosa capisco. Ragazzi, parte, vabbè, te mancava Dovbik eccetera, ma comunque sarebbe visto, stato uguale. Sì, perché ho visto raramente cercare di costruire un'azione in maniera concreta che te portasse comunque davanti la porta, non ci sei mai riuscito se non in due occasioni, una era fuori gioco e te prende il palo Pisilli, vabbè, esatto. Ma era fuori gioco. Ed era fuori gioco, l'ho detto. E poi quell'occasione delle feghe forse è stata l'unica azione degna costruita sì, che abbiamo imbastito in un certo modo che ci ha portato al tiro. Che poi manca era un tiro così pericoloso, perché era un tiro centrale, pure ad abbastanza. Non mi sembra forse tipo a filo area, una cosa del genere. Non era proprio dentro. Non è che dici era un calcio di rigore in movimento, lo sbagli. Capito che te voglio dire? Non era proprio così pericolosa l'azione, però l'hai costruita. Ma per il resto. Manca tutto, c'è niente, non c'è altro da dire. E io se ti fate Torino, più che altro, vorrei che voi ci scriveste qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Cioè, se pensate anche voi che il Torino oggi è stato vergognoso sotto ogni punto di vista. Torino io ho visto tante partite del Torino, ho visto un processo il di involuzione nelle perso. Ultime perché era partito veramente benissimo e ricordo quel Torino per questo stasera lo temevo particolarmente. Ma io ero convinto però io... per questo che noi avremmo perso questa partita, perché ho visto il Torino. Ma io sapevo che avremmo benissimo. Vinto, che ti ho detto io, vincemo sì, a cazzo sì, de misura, de un gol, de due e rimandi il problema. O era come dicevi questo. Tu o come dicevo io, quindi non è che c'è stava troppo da scegliere. Esatto, quindi o per o vincevamo come poi è successo per il rotto della cuffia a cazzo di esatto. Cane e così è stato. E se ti fate Torino, per cortesia scrivetecelo qua sotto nei commenti, perché io non vorrei non tanto passare per matto nei confronti di no, chi guarda i contenuti, ma nei confronti di me stesso. No, ma soprattutto voglio capire se so io che sto scemo, se da, il Torino oggi è stata una super squadra. No, che magari vedendo le cose da tifosi siamo fuorviati e quindi tendiamo ad accusare adesso la nostra squadra che sta andando male, oppure magari c'è stata una squadra che davanti veramente ci ha messo in difficoltà, per cui è per questo che cerchiamo pure i tifosi del Torino che ci dicessero qualcosa, se è veramente come diciamo noi oppure se c'è qualcosa che ci è sfuggita, raga, perché veramente non so. Siamo stati pensare. Così forti da battere sto irreprensibile Torino? No. Siamo così irreprensibili noi allora arrivati a sto punto? No, perché non mi sembra sinceramente, però comunque
ti ripeto, salvi tre punti e basta. Un leggero, leggerissimo passo in avanti, perché ovviamente è peggio di perché a Firenze. Non sì, ma tanto un classifica il passo in avanti ne hai fatto, perché nella zona di retrocessione. No, infatti, non parlo di passi in avanti. Sei sempre almeno 4. Io non parlo dei passi in avanti in classifica, perché non la posso manco guardare. La classifica in questo momento è talmente brutta che c'ho da guardare, che devo vedere. Io non c'ho altro, guarda, oggi non me voglio... Ma non c'è bisogno. No, perché c'ho lo stomaco proprio che mi sta a fare, comunque, nonostante la vittoria, ma c'ho lo stomaco che mi sta a fare così, no, ragazzi. A me mi scivola la merda, l'arbucio del culo, guarda. Mamma mia, finisce più sta stagione. Ciao ragazzi. Sì, ciao il cazzo. Buonanotte.